Cari amici, buongiorno e benvenuti in questo nuovo video in cui vi racconto la storia di come mi è arrivato un Mavic Mini, diciamo parzialmente non funzionante, ma agevoliamo il servizio. Oggi mi è arrivato un pacco, che è questo qui. Non lo tocco perché sto sviluppando questa fobia di non saper più come toccare le cose che vengono dall'esterno, quindi adesso vi faccio vedere cosa contiene, anche se lo avete già capito dal titolo, ma mi premunisco di oggetti idonei ad aprirlo. Eccoci qua, ora lo posso prendere senza mai toccarmi il viso. Grazie alla prensilità della plastica riesco a guantarlo in questo modo. Un pacco è arrivato da Hollo Store, un negozio di Empoli, ci ha messo una vita ad arrivare, però questo. Qui andiamo a incidere. Sono fuori in giardino, questo è il drone, l'ho caricato. Qua dietro c'è la presa mini USB e lo slot per mettere la micro SD, la scheda di memoria. Quindi sembra tutto a posto, così si apre, tacca, e poi così e così. È veramente minuscolo. Se penso al drone che avevo prima, che era 5 volte tanto, sì, 4 volte tanto, era un chilo, era grosso così, era una roba impressionante. Ho montato anche, ho caricato il radiocomando e ho installato l'app DJI Fly. Metto anche in modalità aereo perché non si sa mai. Quindi adesso devo settare, devo capire se riesce a connettere tutta la faccenda. Trarre, premo il tasto accensione. Però non riesco a capire, forse devo accendere anche il drone a questo punto. Immagino di dover accendere il drone. Beh, ve lo faccio risapere. Ecco cosa è successo. Praticamente il drone è arrivato integro, era una versione demo, quindi credo fosse una versione, un drone che era stato semplicemente aperto, non usato. Il problema era questo: io praticamente collegavo il radiocomando con questo cavetto, loro ti danno le varie versioni di questo cavetto, una parte va qua al radiocomando e l'altra parte ci sono vari attacchi per il cellulare, nel mio caso l'iPhone. E questo cavetto che mi hanno dato in dotazione e non funzionava, cioè io vedevo che lo attaccavo e l'app DJI Fly non vedeva il radiocomando, diceva radiocomando, no, telefono non connesso, roba del genere. E quindi un po' un dramma, perché vista la situazione, è vero che chi me l'ha venduto, che a Hollo, è qui a 10 km, ma come sapete la situazione impedisce di muoversi, specialmente per futilissime cose tipo questa. Quindi prendo un altro cellulare, quello sostanzialmente di mia mamma, con un altro cavo, lo provo e vedo che funziona. Quindi ho capito da questo che il problema era lui. Ho scritto a Hollo per chiedere assistenza, alla fine mi avete venduto quello stesso giorno un drone che io non posso utilizzare per una stupidaggine come questa. E quelli di Hollo non mi hanno risposto. Sostanzialmente mi hanno detto scrivi a questo indirizzo, io ho scritto e non mi ha risposto nessuno. Per fortuna c'è Amazon, al di là di tutte le varie polemiche su chi e sul fatto che Amazon lavori ancora, eccetera eccetera. Amazon in 24 ore mi ha consegnato questo. Ho avuto un po' di cavia, ho detto sta a vedere che non funziona neanche quest'altro, e invece questo cavetto da 9 euro funziona alla grande, e quindi ho avuto la possibilità di provare questo Mavic Mini e vi dico subito che è una bomba, è veramente uno spettacolo. Io avevo il Phantom 3 che ho venduto su Subito.it, l'ho messo a un prezzo abbastanza ridicolo, 250 euro, e prima che partisse tutto questo blocco l'ho venduto proprio il giorno prima. Nel giro di 16 ore avevo già dato in mano il drone a qualcun altro, e per 380 ho comprato questo qua. Al di là della portabilità, che è ovvia, e i suoi 249 grammi, cioè, è stabilissimo, le riprese sono fantastiche, le ho guardate alcune già ieri sera, ve le faccio vedere, quindi adesso è il momento di fare il test e vi faccio vedere com'è andato questo test. Agevoliamo il servizio. Non ho provato se la batteria dura effettivamente 30 minuti, non credo, ma sinceramente per un singolo volo di drone 30 minuti, ma so tanti, cioè, ma che una volta sei un po', cioè, in 30 minuti l'area che ti copre un aggeggio in questa maniera l'hai fatta, rifatta di nuovo. Al massimo un volo io lo faccio di 15 minuti, ma proprio perché, a meno che uno non debba fare tutti i vari particolari, non sia un flashato, io sono uno che tira via parecchio. Altra cosa veramente figa rispetto all'altro drone, che per caricarlo in macchina avevo bisogno di un, come si chiamano, un inverter da auto, che mi serviva proprio la presa vera per attaccare la batteria al coso, alla macchina. Era una roba gigantesca, mi preoccupava. Questo si attacca con l'USB, mini USB, l'attacchi a qualunque cosa, anche a un power bank. Mi manca ancora la custodia, prima o poi la prenderò, ma dal momento che non devo viaggiare, io e nessuno di voi potrà viaggiare per un bel po', direi che posso andare così. Non c'è la funzione point of interest, cosa che non so se il Phantom che avevo prima aveva, perché non riuscivo non sono mai riuscito ad attivarla. Neanche questo ce l'ha, ho letto che non ce l'ha tra le funzioni, ma se uno mette la modalità cinematica, rallenta un po' i movimenti del drone, si riescono comunque a fare delle riprese molto fluide, leggere. Quindi questa mini recensione, unboxing e disavventura con il Mavic Mini finisce qui, e quindi vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo sostanzialmente nel prossimo. Ovviamente iscrivetevi al canale, mettete mi piace, commentate, fate tutte le cose che vi dicono tutti di fare e che non fate mai perché non vi iscrivete. E palle, ciao.